Quando la Fondazione Bruno Kessler nella primavera del 2001 progettò la realizzazione del primo campus estivo Web Valley, di certo non si aspettava di ottenere un consenso così ampio. L'idea era quella di selezionare un gruppo di studenti del Trentino Alto Adige accomunati dalla passione per l'informatica e di farli lavorare fianco a fianco dei ricercatori per apprendere nuove tecnologie basate su internet e strumenti software open source. L'iniziativa ha centrato l'obiettivo. Nel corso di 11 anni il numero delle richieste di partecipazione è cresciuto in modo esponenziale, portando così 223 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 19 anni a toccare con mano il mondo della ricerca. In questi ultimi decenni i dati mostrano quanto in Italia siano in calo i giovani che scelgano di occuparsi di scienza. È su questa sfida che Web Valley ha aperto le porte agli studenti fuori regione, abbracciando la linea strategica del Piano Nazionale Lauree Scientifiche promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, orientato ad incrementare il numero di iscritti ai corsi in queste discipline. Il progetto nasce sull'onda del contagioso entusiasmo di un gruppo di ricercatori, coordinati da Cesare Furlanello, responsabile dell'unità di ricerca che alla Fondazione Bruno Kessler, Centro di Ricerca di Trento, si occupa di studiare modelli matematici predittivi per la biomedicina e l'ambiente. La formula organizzativa, unica nel suo genere, è stata vincente. Immersi nella cornice delle Dolomiti Trentine, gli studenti sperimentano in prima persona, con ricercatori ed esperti, il metodo scientifico. L'obiettivo è di realizzare un progetto di interesse sociale e fortemente interdisciplinare, facendo uso delle tecnologie con intelligenza e creatività. Il tutto in sole 3 settimane. Possibile? E come? Intanto i partecipanti non sono studenti qualsiasi, ma vengono selezionati sulla base di rigidi criteri. Titoli preferenziali, oltre a specifiche competenze e media dei voti in pagella, sono una buona conoscenza dell'inglese, la familiarità con il computer, soprattutto con il software libero, e almeno un linguaggio di programmazione. Ma ancora non basta, al punteggio ottenuto si somma la motivazione individuale. L'esperienza Web Valley richiede infatti una precisa volontà di confrontarsi con nuove discipline e metodologie, affrontare problemi aperti, impegnarsi anche fuori dagli orari codificati. In una parola, mettersi responsabilmente in gioco. Chi supera la selezione si aggiudica una borsa di studio che copre tutti i costi della scuola. Attività specialistiche, vitto, alloggio, trasporti, proposte sportive e sociali. Grazie al contributo di sponsor e partner tecnici, ragazze e ragazzi lavorano in un laboratorio attrezzato con gli strumenti più aggiornati dell'informatica. Accanto a loro, 24 ore al giorno, ricercatori e tutor si alternano nell'insegnamento delle diverse materie con un approccio basato sul teamwork, una modalità diversa rispetto alla tradizionale lezione di tipo scolastico. Web Valley però non è solo studio matto e disperatissimo. Nel programma infatti non mancano momenti di svago, sfide ai videogiochi, escursioni nei parchi naturali e jam session con chitarre e altri strumenti musicali. Uno degli elementi che caratterizzano la scuola è la particolare collocazione geografica. La scelta di portare Web Valley nelle piccole località montane, spesso ancora sofferenti del digital divide, il divario esistente tra chi ha accesso alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, ha il significato di far sperimentare tanto ai ragazzi quanto agli abitanti locali come sia possibile sviluppare progetti di alta qualità scientifica anche lontano dai grandi centri.
La limitata partecipazione delle ragazze, il 20% del totale, dimostra come l'informatica è materia preferita soprattutto dai maschi. Assicurano però gli organizzatori che l'apporto delle studentesse è fondamentale, specie in una scuola multidisciplinare come Web Valley, in cui rientrano anche la biologia, la bioinformatica e la comunicazione, discipline verso cui le ragazze hanno un'inclinazione particolare. Per la prima volta nel 2011 al campus hanno partecipato 7 giovani americani. Le competenze sviluppate durante la scuola costituiscono sempre più uno strumento professionale per il futuro e un grosso vantaggio per la carriera dei giovani ricercatori. Dopo Web Valley, molti studenti rimangono in contatto con gli organizzatori, alcuni sono seduti ora nei laboratori della fondazione e continuano con lo stesso entusiasmo a fare ricerca accanto a chi li ha indirizzati a questa professione. C'è chi è passato dall'altro lato della cattedra e da studente è diventato tutor del campus. C'è chi è partito per un master negli Stati Uniti, chi fa ricerca alla Fondazione AREF di Trento, chi si laurea con il massimo dei voti in scienze e tecnologie biomolecolari e anche chi vince premi nei concorsi scientifici. Non si può certo escludere che magari tra qualche anno, in mezzo ai nomi di grandi scienziati, si possa trovare anche uno di loro.